Fabrizio non ha bisogno di grandi passerelle, lo conosciamo bene, no? Sì, direi che insomma nell'ultimo anno si è messa la ribalta a Firenze, ricordo tutti i commenti positivi anche dei colleghi, ha ottenuto anche la fascia di capitano dell'Under 21, quindi una grossissima soddisfazione. Dopo la scorsa stagione in cui molte volte partiva dalla panchina e mette in scampo per vedere quello di cui era capace, quest'anno Diego sei un punto di forza, uno dei punti di forza di Empoli, lo sei visto anche sabato che sei spesso martoriato dai difensori, però tocca, no? Ormai un giocatore di talento subisce anche questo tipo di attenzione. Sì, sì, l'anno scorso nella maggior parte del campionato stavo quest'anno invece per fortuna il mister mi ha dato piena voce, la società Indian, e per ora ho giocato quasi tutte le partite, sono contento sia diciamo, del mio rendimento a livello personale che del mondo della squadra a far giocare questi principi che sono state risolte. Senti, tu sei un ragazzo molto schivo. Se mi alzate un po' la voce è meglio, perché voglio che sentano anche tutti i colleghi e gli amici laggiù fuori. Vai. Tu sei un ragazzo molto umile, schivo. Ti aspettavi questa risonanza mediatica dall'anno scorso e quest'anno che è esplosa più di più? No, ma cioè questa diciamo risonanza mediatica non fa far altro che farmi piacere. Un tipo di orgoglio per me che mi spinge lavorare sempre di più e a migliorare. Tu ti lamenti spesso, giustamente, dei continui fatti, a volte anche e cattivi. Qual è il rapporto rispetto all'anno scorso con gli avversari? No, diciamo che magari l'anno scorso entrando a partita a corso e soprattutto magari dovuto al fatto che gli avversari non conoscevano bene le tue caratteristiche, diciamo le marcature erano più larghe, era più facile diciamo. Ora Fabrini però bisogna tornare a vincere anche in Serie B perché in un momento un po' è vero, imbattuto a lungo questa squadra e poi in un periodo un po' così così. Ecco, ci ritorniamo. Un ricordo magari amaro, ma sei stato il migliore in campo nelle due partite con l'Under 21 con la Bielorussia. Sì, per me è stata una bellissima esperienza anche perché era la seconda volta, era forse insomma, la seconda volta che ero stato convocato dal mister Casirati e per me è stata una bellissima esperienza, peccato per il risultato che non siamo riusciti a qualificarci per l'Europeo e rimane la madre di quella sconfitta. Allora, ma sì, di conseguenza sì. Allora, motivo di orgoglio anche per il presidente del CONI perché stasera è una passerella di giovani straordinaria, Paolo, vero? Straordinaria, senza dubbio, poi insomma, io credo che sempre, ma forse vicino a Natale ancora di più, il mondo è dei ragazzi e dei giovani dello sport. Veniamo da momenti, serate di premiazione in continuo, durante prima delle feste ci sono tanti momenti in cui le società, in cui il mondo sportivo cerca di trovare un contatto con i ragazzi che hanno mio padre ha lavorato per un anno e ci sono momenti di gioia. Oggi ero con Alfredo Martini a Lucca, la giornata olimpica di Lucca, e abbiamo avuto delle emozioni importanti. Cioè noi dobbiamo lavorare proprio nell'ottica di restituire ai giovani ma anche alle loro famiglie quello che loro si attendono dallo sport. C'è veramente aspettativa di valori dallo sport. Ed è questo il nostro compito, la nostra missione, il nostro impegno, noi dirigenti sportivi, ma io credo anche voi giornalisti sportivi. Allora, giovane calciatore dell'anno per Russi Toscana, Diego Fabrini, riceve il premio da Paolo Iniesta. Grazie Diego, allora in bocca al lupo. Bene. Grazie a Carlo e Alessandro. Grazie Peppe. Mandela Forum di Firenze per gli amici di pianetaempoli.it e Teleempoli, siamo in compagnia di Diego Fabrini che è stato premiato come giovane toscano dall'Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana. Diego, un altro attestato di stima molto importante. Sì, senza dubbio, è un importante riconoscimento che mi rende molto orgoglioso, mi fa un grande piacere e mi spinge comunque sia diciamo un incentivo a lavorare ancora di più per cercare di migliorare e far sempre meglio.
dopo i buoni risultati con l'Empoli, dopo le buone prestazioni con la maglia della nazionale, conquistato anche la nazionale Under 21, naturalmente conquistato anche la fascia di capitano, e dopo questi attestatisti, ma comunque Diego è arrivato il momento di dimostrare nuovamente sul campo insieme all'Empoli che insomma il valore del settore giovanile dell'Empoli c'è tutto. Sì, senza dubbio, io penso che queste quattro partite dove non siamo riusciti a far punti, che sono state quattro sconfitte, sia stato dovuto magari a un calo comunque sia fisiologico che ha avuto la squadra dopo comunque sia le prime 15 partite senza subire nemmeno una sconfitta. Penso, e ora niente, è il momento di rimetterci sotto, di rimetterci in carreggiata già da sabato col Torino. Un passo indietro, è un 2010 comunque molto positivo, possiamo dirlo tranquillamente, Diego, il bilancio tuo personale è molto importante. Sì, a livello individuale è stato un anno molto bello, anche perché l'altro anno è stato il primo anno che ho giocato con professionisti, nonostante che non abbia giocato molte partite dall'inizio, la maggior parte entravo a partita in corso, invece quest'anno per fortuna fino adesso ho quasi sempre giocato, sono contento sia a livello personale che, ripeto, anche a livello comunque sia di squadra. Senti, la serata è iniziata questa sera qui a Firenze con la presenza di Cesare Prandelli, chissà che fra qualche mese non possa vederlo da vicino in campo. Per me sarebbe un sogno, se si realizza quello che ti ho auspicato, per me, ripeto, sarebbe la realizzazione di un sogno. Io credo che chiaramente sia l'ambizione e il sogno di qualsiasi ragazzo che gioca a pallone, giocare nella nazionale maggiore. Io lo spero vivamente, speriamo. Siamo a non moltissimi giorni dall'ultima partita del 2010, cerchiamo insomma, Diego, di chiudere alla grande questo anno. Andiamo in un palcoscenico importante contro una formazione importante, Olimpico di Torino contro appunto Granata. Sì, senza dubbio, è una partita difficile, ma come del resto molte altre partite si sono rivelate difficili che magari sulla carta non si pensava fossero tali. La partita col Torino è una partita difficile, loro sono una squadra forte, una delle più forti che ci sono in Serie B, però noi andremo là, ce la giocheremo e poi vedremo come finirà, via. Ringraziamo Diego Fabbrini. Grazie a voi.